Oggi lettura. Ciao, Enrico Parolin. Oggi ho deciso di intraprendere un percorso ostico, la lettura. Online c'è di tutto per quanto riguarda la lettura, ma in realtà questo video voglio farlo per, come dire, invogliarti di imparare a leggere e magari di studiare il fatto di come si legge e come si scrive. Comunque in ogni caso questa cosa mi è venuta perché durante questo Natale appena passato, oltre ai panettoni e tutto il resto, ho cominciato a trascrivere dei brani che mi piacciono, James Brown, Marvin Gaye, o comunque la parte della Motown, il soul e tutto quel genere che mi piace tantissimo, e ho preso in mano una settantina di brani e ho cominciato appunto a fare delle trascrizioni di groove, di feel, e mi sono reso conto che effettivamente quando uno sa scrivere diventa tutto molto più veloce, molto più, oggi chiamalo smart, molto più quickly il discorso. E quindi oggi voglio spiegarti come io ho imparato a leggere. Ovviamente ho un canale che parla di swing, che parla di jazz, chiaramente io cerco di farlo in quel mondo là. Questa mattina mi sono seduto qua alla mia batteria e ho cominciato a trascrivere 3 parti per rullante, perché inizialmente il consiglio mio è quando tu stai imparando a leggere, sì sul rullante, ma con lo swing effettivamente ti dà qualche difficoltà in più. Comunque ho deciso di metterlo in 3 livelli, dal primo a ottavi, che in realtà è con andamento shuffle, quindi con cadenza con lo swing. La seconda parte invece è un po' più difficilino, la parte B chiamiamola, aggiungendo qualche terzina, e la terza ancora un po' più difficilina, aggiungendo la terzina di quarto. E andiamo effettivamente a vedere, utilizzando lo swing, come suonano le 3 parti. Parte B con la terzina. Parte C, terzina di quarti. In un secondo momento mi sono detto, ma effettivamente quando io fraseggio non utilizzo solo il rullante o i tom nel caso, utilizzo anche la cassa. Allora ho pensato bene di andare a sostituire, già comunque ne avevo parlato su un video in passato, comunque andare a sostituire qualche colpo di quello che io mi sono trascritto, e ne è venuto fuori questo. Parte A. Parte B. Parte C. Ovviamente le sostituzioni che io ho fatto di cassa sono un po' per i miei gusti, tu puoi tranquillamente modificare questa frase, troverai il PDF con trascritto diciamo la frase di base, quindi quella che ho fatto prima sul rullante, tu prova a modificarla, spostagli, vedi dove piazzarla. A questo punto andiamo a vedere una piccola base dove ti farò sentire queste frasi all'interno appunto di questa base con il contrabbasso, andiamo subito. io quello che posso sperare è di averti fatto venire la voglia o la curiosità, oltre che di scaricati il PDF, anche di iniziare magari o continuare un progetto di lettura. Se hai bisogno scrivi, che magari posso in qualche maniera esserti d'aiuto. Ti ringrazio per essere stato con me. Vieni a trovare in Facebook, Instagram, www.enricoparolindrums è il mio sito internet. Mi raccomando, clicca se ti piace e clicca sulla campanellina, iscriviti così rimani aggiornato sulle mie cose. Da Enrico è tutto. Facebook l'ho detto, Instagram l'ho detto, sì, www.enricoparolindrums l'ho detto, sì. A posto, ciao, ci vediamo al prossimo, ciao ciao.